Sono quasi 265.000 le prestazioni sanitarie a 30-60 giorni da recuperare, bloccate per l'emergenza Covid. D'ora che la curva dei contagi e la pressione negli ospedali sta diminuendo, la Regione Veneto ha deciso di riprendere in toto l'attività ordinaria. Tra le nuove disposizioni è anche la possibilità di fare visite ai propri cari sia in ospedale che nell'RSA. Indubbiamente, oltre che per portare un supporto psicologico, anche un aiuto pratico. Ma di più voglio dirvi che la roba che mi sta ancora più a cuore, l'apertura alle visite. Io sto pensando ai nonni, alle geriatrie che mi chiamano in continuazione, e quindi capiamoci, non dovete andare con tutto il pullman dei parenti a trovare il nonno adesso, perché non si può, perché poi ognuno sta, capiamo che siamo in un, c'è una sorta di fluidità adesso nell'applicazione della norma, però se hai le tre dosi, se hai le due dosi e sei un guarito, ve lo metto in maniera semplice che dopo qualcuno non si indigni, o ti sei fatto un tampone apposta per andare a fare una visita al nonno, a un parente che è paziente, ci puoi andare senza tante confusioni, anche nell'RSA, insomma, vogliamo buttare il cuore un po' oltre l'ostacolo e tornare alla normalità. Il modello previsionale dell'andamento pandemico colloca il Veneto in zona bianca entro 7 giorni. Già da venerdì decade in tutto il paese l'obbligo di mascherina all'esterno e non solo in area bianca. Accade che noi siamo con una proiezione dell'algoritmo del modello matematico a 11,7 a 7 giorni. Se ci va un po' meglio, potremmo dire che verosimilmente una settimana, 10 giorni, dovremmo esserci in zona bianca. Basta che non ci si gira il mondo, insomma, cioè.